Buongiorno avventurieri, benvenuti in questo nuovo video. Che bel sole, che bella giornata anche oggi. Fa freddo, ma sto sole ti ricarica in una maniera incredibile. E allora si scappa, si prende sulla bici e si va a fare un giretto. Oggi vi voglio portare a vedere il Po, però a Casalmaggiore. Faremo tutte stradine gravel. Per l'appunto oggi ho preso su la mia Triban. Non ve l'avevo ancora presentata e adesso spendiamo due parole sulle modifiche che ho fatto. È una Triban 500 in alluminio con forcella in carbonio. Nasce come bici da corsa, però poi io successivamente ho fatto delle modifiche. Partiamo dagli pneumatici. Ho montato degli pneumatici gravel da 700x32, il massimo che si può mettere perché il passaggio ruote è quello che è. E già a tirarli via devo sgonfiare, se devo togliere la ruota devo sgonfiare lo pneumatico, ma va bene così. Ho sostituito il manubrio, ho messo su un Ricci con la piega qua più pronunciata per alzarmi un attimino con le spalle. Ho messo, che questo è il test di oggi, la doppia nastratura perché mi faceva un po' male le mani e allora ho provato con la doppia nastratura. E poi per il resto che dire? Monta una tripla 50-39-30 e poi monta. Allora, io ho sostituito il pacco pignoni originale, ora non ricordo le dentature, ma ho montato un 12-32. Cambio micro shift o micro shift, ma va benissimo, anche perché questa bicicletta io l'ho acquistata usata pre-pandemia e gli ho dato la modica cifra di 200 euro. Che è proprio niente, perché nuova costava, se non mi sbaglio, 500 o 600 euro. La bicicletta non aveva un graffio, era perfetta, io l'ho portata a casa a 200 euro. La uso poco, ma la uso prevalentemente quando mi voglio allenare, diciamo, perché con questa comunque ti viene voglia di spingere e se ti vuoi allenare è un'ottima bicicletta dal rapporto qualità-prezzo. Fuori misura. Niente, ragazzi, partiamo perché sono super carico. Qui ragazzi, siamo arrivati a Castel di Done, in particolare al castello Mina della Scala. Eccolo qui. Io ho avuto il piacere tempo fa di visitarlo. Ricordo Castel di Done, un piccolo paesino della provincia di Cremona, molto particolare perché c'è una storia che riguarda un certo fantasma, ma se siete interessati andate a cercare su Google. E ci saranno tutte le spiegazioni, io non ve le so dare, perciò prima di dire delle castronerie, meglio stare zitti. Adesso mi mangio qualcosa e poi riparto. Allora, adesso dobbiamo fare pezzettino di enduro, perché qui c'è il coso, un impianto di biogas, ma noi passiamo di qua. L'ultima volta che l'ho fatta
era estate, le piante erano rigogliose, non si passava, dovuto andare nel campo. Stavolta no, si può pedalare, ottimo. Bene, ci siamo quasi. Macchina e via. Ho messo le ruote sull'asfalto da un minuto, già una macchina. Madonna. Vabbè, Vico Bellignani, Vico Boneghi, Vico non mi ricordo, c'ero scritto prima. Siamo quasi arrivati a Casalmaggiore. Andiamo a vedere il Po. Per fortuna che c'è la ciclabile. E qua c'è un traffico esagerato. Adesso vi porto a vedere la piazza. Andiamo a cercare il Po. Eccolo qua. Non mi stirano. No. Perfetto. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati al Po. Ve lo faccio rivedere. È bello, dai, è bello, un bel fiume. Purtroppo si è alzato un vento forte e ho provato a far volare il drone, ma mi andava in allarme e non ne avevo voglia di regalarlo al fiume. E allora l'ho fatto atterrare e ce lo riportiamo a casa, che è bello. Niente ragazzi, questo video termina qui. Vi ho fatto vedere un po' un altro pezzo della mia zona, sperando che a breve si possa andare più lontano, perché arriva la bella stagione, perché si pedala con più voglia, diciamo. Però comunque dai, è andata anche oggi. Niente, se questo video vi è piaciuto vi chiedo di mettere un like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi e alla prossima!